È stata una partita importante e poi vincere una partita, appunto, come è stato già detto, una partita tirata così contro una squadra con questi giocatori esperti, per un gruppo di ragazzi giovani come siamo noi, è importante perché ci fa portare a casa 2 punti contro una squadra che vuole lottare per stare in cima e noi ci siamo portati. L'abbiamo sudata fino all'ultimo, per assurdo, contro dei giocatori così esperti, per noi era ancora più difficile. E invece abbiamo fatto un'ultima difesa splendida, splendida veramente, che poi ci ha portato alla vittoria. Non era semplice come nemmeno l'ultima azione, prendersi quel bel fallo che poi ha permesso 2 tiri liberi di Alan, e non era semplice difendere un secondo dalla fine. Perché, come ha detto il coach, c'è la voglia di essere aggressivi, di non prendere canestro, ma c'è anche il terrore, e credetemi, il terrore che fischino un antisportivo un secondo dalla fine, e sarebbe stato difficile. Quindi, veramente sudata contro una squadra che ci voleva tenere lì, che voleva abbassare il ritmo, che ci ha messo in difficoltà con la zona, e invece siamo stati bravi a reagire. Anche quando poi loro sono rientrati, siamo andati un paio di volte sopra 7-8, loro sono rivenuti sotto, hanno messo anche la faccia avanti 2 volte, non abbiamo abbassato la testa, abbiamo continuato a credere in noi, e questa è la strada da seguire, soprattutto, ripeto, contro una squadra che secondo me cercava questa di portarci punto punto fino all'ultima azione, perché hanno i giocatori con l'esperienza e con le qualità per poter vincere questa partita, seppure in un campo difficile come il nostro, quindi un doppio bravo veramente per tutti. Si cerca di fare le cose giuste, quello per cui insomma sono qua. Il coach mi ha rimesso subito sul terzo quarto, poi ho avuto i 3 falli, quindi insomma sono uscito, e poi quando c'è stato bisogno ho cercato di farmi trovare pronto. D'altronde abbiamo bisogno delle volte, non ci dobbiamo confondere che siamo una squadra a cui piace correre, che ha le qualità per correre e per fare tanto, però questo non vuol dire prendere brutti tiri affrettati. E invece siamo stati bravi, siamo stati veramente bravi, perché ripeto, quando poi si va sotto, magari viene l'istinto per cercare di riprenderla subito, invece abbiamo fatto le cose giuste. Sempre, sempre. È la prima cosa, è la prima, anzi, non è la prima cosa, è l'ultima cosa che ci diciamo prima di entrare in campo. Stare uniti, nel senso, questo è proprio il senso, positivi e uniti è il senso di continuare a parlare, a comunicare, perché se stiamo a giocare a metà campo, a chi è più bravo non è detto che si vinca. Invece noi più parliamo, più riusciamo a reagire, più abbiamo possibilità di fare bene. Poi è ovvio, non sempre riesce, oggi ci è venuto bene. È una cosa bellissima vedere che Vosquil ha fatto 6 assist stasera, 2 anni fa era il miglior realizzatore del campionato, e tutta questa attenzione che ovviamente le squadre sono obbligate a porre su di lui, perché se no gliene fa 40 Uno nel passa giro. all'altro poi. E questa è una bella cosa. Ci vogliono anche le persone giuste all'interno, no, del concetto di squadra che si vuole costruire. Per noi è un progetto in crescere, ci siamo posti degli obiettivi e stiamo cercando di lavorare su questi. Mi sento fortunato, fortunato nel senso. Nel senso, voglio essere chiaro, non che mi sia piovuto dal cielo, meno male, nel senso credo anche certe cose di essermele guadagnate nel corso della mia carriera, però sono fortunato che mi è stata data questa possibilità in questo gruppo, e come vi ripeto, di gente che si fa fatica a mandare via dalla palestra, di gente che ama quello che fa, e includo tutto, il staff, squadra, e quindi onestamente alcuni giocatori li avevo visti solo giocare in TV, perché avevo visto le finali dell'Europeo contro Vosquil, ci avevo giocato, quindi non sapevo nemmeno come aspettarmi, il coach lo conoscevo per averci giocato contro, ma poi è tutta un'altra cosa quando si lavora insieme. Quindi mi aspettavo di avere la mia chance di riuscire a fare le cose giuste. Ci sto provando, ci sto mettendo tutto il mio impegno, spero che continui così.
avevamo pensato, cioè il coach aveva pensato, non mi voglio prendere meriti, di attaccare il playmaker andando a giocare dentro, sia io che Marco. E poi invece loro hanno adattato la situazione fin dall'inizio, l'hanno messo su Alan, su Niccolò, scusate, e hanno messo Valentini. Già questo, già che loro ci abbiano pensato, è già un primo punto di vantaggio, perché la gente già si deve adattare a fare qualcosa di diverso. E questa è una cosa, è una scelta che credo abbiano fatto da questo punto di vista utile, perché costringere gli altri ad adattarsi alle caratteristiche che abbiamo, e non sono caratteristiche che si trovano tutti i giorni, e come tutte le cose hanno i loro pregi e i loro difetti. Ma noi crediamo nella nostra difesa, cioè alla fine abbiamo delle regole e cerchiamo di seguirle e ci lavoriamo forti su quelle. E queste regole ci stanno portando degli ottimi risultati e noi continuiamo a lavorarci. Poi per quanto riguarda individualmente, fino a oggi ero molto contento delle difese che avevo fatto. Oggi magari queste due azioni mi fanno un pochino. Però in generale in quei momenti lì poi bisogna pensare subito a quando si va di là, perché lui è vero, ha fatto la tripla, c'è stato il time out, ma noi dovevamo pensare a far canestro e a preparare la difesa dopo ancora, quindi lì per lì uno si arrabbia, insomma. Basta. Vabbè, è un campionato bello, ora io so che voi siete abituati anche ad altro, però vi assicuro che ha un certo fascino. Poi voglio dire questa cosa, io credo che sia veramente in questo momento, anche per la pallacanestro, avere una squadra di ragazzi di Biella o che sono cresciuti cestisticamente qua, a Firenze si dice un bel acchiappo, è un bel vantaggio, è una cosa bella, è una cosa di cui essere orgogliosi. E noi siamo contentissimi di questo ambiente che ci circonda, nonostante insomma la retrocessione dell'anno scorso e tutto quello che è uscito. Comunque questa squadra è fatta di persone, e la metà delle quali sono di qua, è una cosa bella di cui essere orgogliosi. Io pagherei per poter giocare a casa mia. Io credo che, insomma, no? Che questo bell'ambiente faccia bene a tutti. Sicuramente arriveranno momenti più difficili, però ecco, so che ne siate orgogliosi e fate bene ad esserlo, ecco.